Salve a tutti! Nel nostro excursus sull'intelligenza artificiale a servizio del docente abbiamo visto come si possono usare app di intelligenza artificiale generativa per creare materiale didattico. Adesso in questa pillola vedremo come le stesse app possono essere utilizzate anche per creare verifiche formative o sommative, dei quiz. Vedremo che ci sono anche delle app che utilizzano questa tecnologia per rendere il processo ancora più automatizzato, in modo che possiate decidere quali app siano più adatte a voi. Iniziamo. Ci sono vari modi per generare domande grazie ad applicazioni di intelligenza artificiale. Se avete la versione 4 di ChatGPT, ad esempio, è possibile caricare direttamente un Word o un PDF e chiedere di elaborare le domande a partire da quel documento. Oppure si può chiedere di elaborare le domande a partire da un certo argomento, o magari copiare e incollare il testo del documento direttamente se non avete la versione 4. Vediamo come funziona. Basta cliccare sulla graffetta, caricare ad esempio questa sintesi dell'ellenismo e poi scrivere il prompt. Vede che ChatGPT legge il documento e poi prepara le domande. Come al solito, ricordatevi di verificare che le risposte siano coerenti e che le domande abbiano un senso. In ottica inclusiva è anche possibile chiedere di adattare queste domande, magari in un linguaggio più semplice per uno studente non madrelingua, per uno studente con dislessia, eccetera. Proviamo. In pochi secondi abbiamo ottenuto una seconda versione del quiz. Ovviamente qui possiamo chiedere di modificare qualcosa, ad esempio di evitare di inserire domande che richiedano delle date, eccetera, finché non otteniamo la personalizzazione che a cui aspiravamo. È anche possibile chiedere a ChatGPT di generare delle domande a partire da un'immagine. Ovviamente è necessaria la versione 4, ma questa attività la possiamo fare anche gratuitamente con Google Gemini. Una volta fatto il login ci basterà cliccare su carica immagine, caricare l'immagine e porre la domanda. In pochi secondi Gemini ha generato il nostro quiz. Ho scelto solo 5 domande per una questione di brevità e ovviamente ho riconosciuto il quadro, sono in grado di riconoscere il dipinto e quindi generare le domande. Certo, adesso bisogna copiare le domande e inserirle in un sistema, ad esempio in un'app con Google Moduli o Forms per creare il quiz, oppure in un Word e stamparla, a seconda di come siete abituati. Vi farò vedere però che ci sono anche delle app che automatizzano ancora di più il processo di creazione di quiz, anche grazie all'intelligenza artificiale, e permettono anche di definire, già prima della somministrazione del quiz, dei feedback personalizzati. Vediamo come. Una di queste app che permette di creare quiz ed è potenziata dall'intelligenza artificiale è sicuramente Quizalize. Da quizalize.com basta fare il teacher login e continuare con il proprio account oppure registrarsi. Una volta dentro è possibile creare quiz nella maniera tradizionale oppure utilizzare l'intelligenza artificiale, in particolar modo proprio GPT. Non è possibile caricare un documento, ma si può inserire un prompt direttamente qui. Una volta scritto il prompt, sceglie la lingua e il grado. In questo caso mettiamo high school e attendiamo che il sistema generi le domande. Una volta generate le domande, possiamo scegliere quali aggiungere cliccando sul tasto più. Adesso ne metto qualcuna a caso. Quando siamo contenti della scelta, andiamo su Save and Preview. E poi possiamo ovviamente modificarle se qualcosa non ci piace o è errato, ricordiamoci sempre di controllarle. E poi su Give to Class, continuiamo, e possiamo scegliere il follow up. Ad esempio, gli studenti che faranno meno del 50%, andiamo a scegliere una risorsa da quelle che abbiamo già caricato, oppure in questo caso vado a mettere un video YouTube, semplicemente
cercandolo oppure incollando il link. Io l'ho già selezionato, quindi lo vado a incollare qui. Stessa cosa per gli studenti che conseguiranno un punteggio tra il 50 e l'80%. In questo caso vado a mettere un link. Preso ad esempio quello di Wikipedia. Ma è anche possibile, per esempio, per coloro che conseguono un punteggio più dell'80%, mettere del materiale di approfondimento. In questo caso metto un link, ma è possibile anche caricare un PDF. Quindi di nuovo clicco sul link, upload, incollo il link. Adesso che ho stabilito il mio feedback personalizzato per fasce di punteggio, posso andare avanti, genererò il mio link che potrò dare agli studenti, potranno quindi fare il quiz e avere i feedback. Dopo di ciò potrò controllare man mano che gli studenti fanno il quiz come sta andando e chi ha bisogno di aiuto, avere quindi delle statistiche personalizzate studente per studente che mi permettono di intervenire nel modo più adeguato.